Signor Presidente, cercherò di essere davvero sintetico, intanto preannunciando che il mio gruppo non voterà a favore del disegno di legge cosiddetto anti-parentopoli. Non lo vota perché non vuole rendersi consapevole, non vuole rendersi partecipe di un atto che non qualifica questo Parlamento. Questo almeno è il nostro giudizio. È un disegno di legge del Governo, ripeto, del Governo, nato male e gestito peggio. È un disegno di legge nato per porre fine alla triste, deplorevole, vergognosa prassi della parentopoli, e di parenti alla fine non c'è più nulla. Un disegno di legge che ha subito il travaglio di ripensamenti, di retromarcia, di revisioni, quasi con un atteggiamento improntato a schizofrenia. A nulla sono valsi i buoni propositi del Presidente della Prima Commissione, Marco Forzesi, il quale diceva: non potevamo più perdere tempo per mettere fine alla parentopoli nella Regione. È emersa una realtà davvero lercia che ci pone davanti a interessi familistici a danno della collettività, in virtù di un potere esercitato con arroganza e prepotenza. Noi non possiamo, signor Presidente, non possiamo non denunciare la mancata corretta istruttoria legislativa che è stata portata avanti a scapito della qualità del prodotto finale. Doveva essere un articolato di legge, è uscito fuori un mostriciattolo. È una illusione, è una vergogna, è una norma che, così come articolata, offende lo spirito iniziale per il quale il Governo ha proposto il disegno di legge. Sia chiaro, noi non discutiamo il merito. Qui nessuno pensa di dover difendere posizioni di privilegio. Noi contestiamo il metodo col quale è stato portato avanti questo disegno, una scorciatoia procedurale che preclude un pieno esame parlamentare dei contenuti, una qualità normativa tanto più modesta quanto più ridotto è stato il tempo a disposizione della Commissione e dell'Aula per il dibattito e per la decisione. Dov'è? Dov'è l'urgenza? Dov'è? Qualcuno me la spiega, per favore? Quest'ansia, questo affanno di dover comunque andare alla ricerca di quale legittimazione? È mai possibile che questo Parlamento debba sempre legiferare con la spinta emotiva di una piazza che chiede legalità e chiede anche il pane, che chiede trasparenza e chiede anche riforme, che chiede onestà e chiede anche crescita socio-economica? Dov'è l'urgenza? Perché tanta fretta? Perché ha dato 140 minuti lei di tempo per emendare quell'articolato? Presidente, 140 minuti, mortificando in un certo senso l'impegno che la Commissione e il Parlamento avrebbe potuto svolgere per un disegno di legge che entrerà in vigore fra 4 anni. Per favore, collega Alonso, fra 4 anni, perché quasi un capriccio? Vorrei capire. L'urgenza può essere legittimata dalle proroghe di termini, può essere legittimata dalle emergenze ambientali, può essere legittimata da una calamità, può essere legittimata da problemi di sicurezza incombenti, può essere legittimata da manovre economico-finanziarie, ma l'urgenza non è certamente la strada migliore per poter legiferare, per poter produrre qualità. I disegni di legge di origine governativa devono essere accompagnati da adeguate relazioni tecniche. Lo stesso vale per gli emendamenti governativi. Talvolta il contesto di emergenza in cui le leggi sono approvate pregiudica l'efficace controllo della qualità delle norme
e non è ammissibile che ci sia un'emergenza congenita nell'approvazione delle leggi. Sono parole sue, Presidente Ardizzone, sono parole sue, in un sussulto d'orgoglio per una discontinuità che lei voleva dare ai lavori di quest'Aula e che sono convinto voglia continuare a dare. Lei ha tentato una mediazione impossibile in questi giorni, ma nessuno si è posto il problema e la domanda: perché tanta urgenza? Serviva maggiore responsabilità, non da parte sua, ma da parte dell'Aula e da parte del Governo. E invece stasera si è trovato l'equilibrio, quasi per miracolo, e si sono invertiti i ruoli. La tabella H, cioè la logica della lottizzazione e della spartizione, è diventato argomento del Parlamento. Le norme sulla moralità del Parlamento diventano patrimonio del Governo. C'è un atto di governo e di gestione, qual è la tabella H che spettava al Governo, è stato lanciato come l'osso ai cani al Parlamento. Mentre le regole di moralità del Parlamento, che il Parlamento avrebbe dovuto scrivere, le abbiamo affidate al Presidente Crocetta. Siamo al paradosso! Questo Parlamento ha abdicato al proprio ruolo! Non ha più orgoglio! È assurdo che debba scrivere il Presidente Crocetta le regole della mia condotta morale! Non lo consento! È il Parlamento che deve decidere le regole sulla incompatibilità. E invece è successo il contrario. E questa quiescenza e complicità del Parlamento e la rinuncia al tentativo di un riordino legislativo delle fonti sulla materia delle incompatibilità ha fatto diventare l'Aula una specie di Corte dei Conti, chiamata a ratificare quello che in altre sedi di parlamentari diventerebbe la decretazione di urgenza. Per carità, non è che il Presidente Crocetta non abbia il diritto di proporre un disegno di legge, ma un disegno di legge sulle regole morali del Parlamento non può il Parlamento farsele preparare dal Governo, deve prepararle il Parlamento. È il Parlamento che prepara le regole morali per se stesso e per il Governo, per i deputati e per gli assessori. È il Parlamento che propone le leggi, non il Governo dal punto di vista della trasparenza e della moralità, caro signor Presidente dell'Assemblea regionale. E invece a me pare che il Presidente della Regione voglia fare come Giolitti, che 100 anni fa diceva: le leggi si interpretano per gli amici e si applicano per i nemici. E sì, signor Presidente della Regione, perché la corruzione, la cattiva amministrazione, le clientele parassitarie e mafiose e tutto il malaffare che hanno impoverito la Sicilia impongono anche al Governo il rispetto delle norme, non soltanto al Parlamento. Lei è stato solerte ad emanare di recente una direttiva in questo senso, ma io ho il dovere di dirle che in questa Regione non è vero che ciascun dirigente pubblico fa quello che è tenuto a fare, cioè a garantire il flusso delle informazioni relative all'ufficio cui è preposto. Glielo comunico se lei non dovesse saperlo. Non è vero che l'amministratore pubblico non sia tenuto a comunicare ogni notizia su compensi percepiti, incarichi e patrimoni posseduti. Non è stato attuato il sistema di misurazione e valutazione della performance dei dipendenti comunali, dei dipendenti regionali. È stata violata la legge 7 del 2011 sulla tempestiva pubblicità informatica delle delibere adottate dalla Giunta. Signor Presidente, le regole di trasparenza valgono per tutti, valgono per il Parlamento, ma valgono anche per il Governo. E allora io mi permetto di dire, ho concluso, signor Presidente, e le chiedo scusa, che esistono già delle norme che contemplano le materie concepite in un disegno di legge che peraltro dice l'articolo 1 decorre dalla prossima legislatura. Quindi anche per quanto riguarda la formazione tutto parte fra 4 anni. E allora leggiamo l'articolo e leggiamolo.
Certo, perché le leggi fatte in fretta producono questo risultato. Abbiamo già detto, non cambia la sostanza, Presidente. Abbiamo possibilità di poterci confrontare. Io personalmente ho detto che i limiti debbono essere posti in tutti i rami dell'amministrazione regionale e non soltanto in quella della formazione. E personalmente sono convinto che gli effetti dovrebbero decorrere a partire dal 1° gennaio 2014 e non fra 4 anni. Questa è la posizione mia e la posizione del mio gruppo. E tuttavia ho il dovere di dire che alcune fattispecie sono già stabilite dalle norme vigenti, la 190 del 2012 sull'anticorruzione, il decreto legislativo 39 del 2013 sull'incompatibilità presso la pubblica amministrazione, il decreto legislativo 33 del 2013. E allora, signor Presidente dell'Assemblea, signor Presidente della Regione e colleghi, noi non votiamo questo disegno di legge perché è un'offesa a buonsenso dei siciliani, perché non è la legge che i siciliani si aspettavano. Noi siamo per un codice etico di autoregolamentazione articolato, in subordine, se proprio si vuole, rimandiamo il tema a settembre, ai primi giorni di settembre, perché sia l'Aula a redigere una legge che contempli le fattispecie di reato o di opacità operativa entro la quale ogni deputato dirigente e assessore debbono attenersi. Io rivendico non il diritto a fare l'eroe civile, Presidente, sia chiaro, non ne ho titolo e non ne ho merito, io rivendico la bellezza della politica, io difendo il ruolo della politica e non consento a nessun potere esterno di alludere che in quest'Aula ci possano essere collusioni tra politica e mafia. Non lo consento a nessuno. E chi pensa di farlo attraverso le scorciatoie mediatiche deve avere il coraggio di venire in Commissione Antimafia e fare nomi e cognomi. E già stiamo cominciando a convocarlo qualcuno. Io difendo la priorità e il protagonismo del Parlamento, signor Presidente. Ecco perché ritengo che una legge siffatta debba essere proposta dal Parlamento e non dal Governo e debba essere portata avanti con la necessaria possibilità per la Commissione, prima e con l'Aula, di poter discutere e confrontarsi per offrire alla gente davvero quello che più si aspetta. Lei, Presidente Crocetta, e concludo, nel suo intervento ha detto alla fine bisogna salvaguardare la politica dagli attacchi qualunquistici. Siamo d'accordo. Io mi permetto di dire che dobbiamo salvaguardare la politica da qualunque tipo di attacco, anche dai mafiosi dell'antimafia, che sono pericolosi quanto i mafiosi veri. E mi pare che di questi tempi in giro di professionisti dell'antimafia ne incontro sempre più spesso. Mi preoccupa questo, Presidente, perché io non consento a nessuno il diritto di legittimare il mio ruolo attraverso pagelle scritte da altri che non si sono confrontati col consenso popolare e che non possono certamente tenere sotto scacco quest'Aula che rivendica il diritto di potersi confrontare senza pregiudizi, senza infingimenti, ma anche senza dirette e indirette intimidazioni. Chiedo quindi che questo disegno di legge venga ritirato.